Buon pomeriggio Giovanni, ben ritrovato. Buon pomeriggio. Giovanni, tu da sempre, mi ricordo molto bene che da sempre sei una persona che ha sempre creduto nel Bitcoin, ma anche nelle criptovalute, però in particolar modo nel Bitcoin. Cos'è che sta causando, ecco, questo trend fortemente rialzista per quanto riguarda appunto il Bitcoin? Ci sono ottime prospettive per l'anno che viene, per quanto riguarda l'entrata da parte degli istituzionali in questo spazio, soprattutto negli Stati Uniti, che sono la piazza più importante finanziaria del mondo. Ed è sicuramente grazie a questo che il prezzo del Bitcoin sta salendo. C'è una differenza sicuramente rispetto alla crescita che c'è stata un paio d'anni fa. Quali sono i nuovi massimi storici secondo te, o è troppo difficile da definirlo? È troppo difficile definirlo. Chiaramente ci sono estremisti da entrambi i lati, cioè chi crede che andrà, come si dice, tra gli affezionati alla luna, con prezzi di centinaia di migliaia di dollari, c'è chi ancora oggi invece crede che potrebbe essere una scam enorme e che il prezzo torni a zero. Ecco, intanto chiariamo un punto perché sempre più persone iniziano a chiedersi se il Bitcoin è una valuta, in questo caso criptovaluta, una commodity, che cosa è effettivamente? Ma la definizione dipende praticamente da chi ne fa uso. Chi l'ha inventata la vedeva come una valuta utile a comprare i beni tutti i giorni. E la crescita del prezzo di quest'ultimo mese e mezzo è fortemente spinta da società come PayPal che dicono: bene, accettiamo i depositi da parte dei consumatori che potranno spendere le criptovalute. C'è chi invece, come molti istituzionali, investe nel Bitcoin perché lo vede come fosse l'oro, un bene rifugio. Sta tutto alla mentalità di chi ci investe. Invece, ovviamente ci sono anche tantissime altre curiosità. Secondo te, correlata la performance del Bitcoin alla performance di altre valute, magari a quella del dollaro o altre commodities, magari all'oro? Sì, sicuramente ci sono delle discrepanze da chi investe nei Bitcoin rispetto a chi investe in dollari o oro. I più affezionati addirittura pensano totalmente in logiche Bitcoin e vedono il mondo come se il Bitcoin fosse l'unica moneta di scambio possibile nel mondo. Dipende tutto chiaramente dalla mentalità dei diversi investitori. E tu personalmente vedi una correlazione tra il Bitcoin e l'oro? In verità non più di tanto, questa correlazione è stata smentita già più volte, quindi non la vedo proprio. Andiamo a vedere anche altre criptovalute perché effettivamente tutti parlano del Bitcoin, ma nell'ultimo periodo anche la performance dell'XRP è stata stellare. Per esempio, stiamo vedendo ad una settimana un rialzo del 10%, a 3 mesi 136%, 71%. Che cosa ne pensi? Beh, tipicamente quando sale il Bitcoin salgono tutte le altre criptovalute, quando scende il Bitcoin scendono tutte le altre criptovalute. Quindi vedo enorme correlazione invece tra le varie criptovalute, mentre non ce n'è tra criptovalute e altri tipi di asset. Quindi anche qui penso che la spinta dall'insù di Ripple sia Sì. No, fortemente dovuta a un trend del mercato in generale. sì, infatti volevo appunto ho usato il ticker che è l'XRP, però ovviamente mi riferivo assolutamente a Ripple. Quindi, giusto per concludere questa conversazione, visto che trovi una correlazione molto importante tra le diverse criptovalute, possiamo attenderci anche un rialzo non solo del Ripple, ma magari Ethereum, Litecoin o ci sono altre criptovalute che secondo te vale la pena osservare? Personalmente sono un affezionato del Bitcoin più di tutte le altre criptovalute. Penso che buona parte delle altre criptovalute siano sostanzialmente delle versioni alternative di Bitcoin. Quindi chi crede che Bitcoin salga vedrà salire anche buona parte almeno delle altre cripto.
E viceversa, se ci fosse un crollo del Bitcoin, tipicamente crollano anche tutte le altre criptovalute. Possiamo considerarlo come il nostro safe haven, ovvero può essere per noi una certezza, come potrebbe esserlo il loro. Personalmente non sono di quest'idea, per il risparmiatore medio, perché è indubbio che la volatilità è molto alta in questo tipo di asset e storicamente ha dato anche dei drawdown del 30% o anche del 70%, e tipicamente chi cerca un bene rifugio vorrebbe evitare questo tipo di potenziali perdite, quindi per questa ragione non lo consiglierei come bene rifugio. Giovanni, ultimissima domanda. Come spieghi la performance del Bitcoin, ovviamente anche il prezzo attuale, che ha soprattutto rispetto alle altre criptovalute? Perché questo successo in particolar modo, del Bitcoin è legato a qualcosa, a qualche evento, a qualche particolarità? Perché ci scrivono appunto in chat che tutte le criptovalute sono uguali. Tu sei d'accordo o meno? Non sono tutte uguali perché è pieno di scam, in cui le persone investono. È stato un problema soprattutto 3 anni fa, ma non è che queste scam hanno smesso di esistere. Quindi reputo da affezionato il Bitcoin che il Bitcoin e solo poche altre criptovalute hanno delle basi solide, che possono evitare questo tipo di rischi. Ottimo, grazie mille a Giovanni Contini, co-founder e COO di Euclid. Grazie mille, buon weekend Giovanni. Grazie anche a voi.